Lo sai che si può produrre energia elettrica dalle dighe portuali? Siamo all'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, presso il NOEL, il Laboratorio Naturale di Ingegneria Marittima, dove si studia il mare a 360 gradi, sia sotto il profilo energetico che ambientale. Tra i vari progetti che abbiamo sviluppato al NOEL, quello più importante per noi, che ci ha impegnato negli anni, è lo sfruttamento dell'energia delle onde del mare. In particolare, alle ricercatrici e ai ricercatori è stato chiesto di studiare la migliore soluzione per ricavare energia elettrica pulita in ambito portuale. Qui abbiamo fatto diversi studi, stiamo ancora oggi lavorando sulla parte di modellazione. Qui abbiamo fatto una sperimentazione fisica su un modello abbastanza grande, che è ben visibile ancora oggi, e abbiamo fatto test anche con una turbina. La sperimentazione, in una prima fase, è stata compiuta nello specchio di mare prospiciente il laboratorio e si avvalsa del fondamentale apporto di un brevetto messo a punto dal professor Paolo Boccotti, fondatore del NOEL. In una seconda fase, i cassoni, frutto della ricerca denominata Wave Energy, sono stati installati sulle dighe portuali, prima di Civitavecchia e poi di Salerno. Le dighe portuali e le dighe forane sono lingue di cemento e armato, e oggi è possibile trasformarle in strutture attive. E quindi questi cassoni sono cassoni cellulari realizzati con delle camere che catturano l'energia delle onde e poi delle turbine la convertono in energia elettrica. I benefici principali ottenuti dalla ricerca sono dunque la conquista della risorsa del mare in chiave energetica e la riscoperta di un virtuoso rapporto tra il territorio italiano e il suo mare. Il tutto in un'ottica green. Se l'Europa sta puntando il mondo a un futuro green, verso una maggiore sostenibilità ambientale, le onde rappresentano un grande contributo, perché c'è un grandissimo quantitativo di energia disponibile, teoricamente in grado di soddisfare l'intero fabbisogno. Ha delle difficoltà nella cattura ancora oggi, ma diciamo che noi ci stiamo lavorando e stiamo dando un contributo importante, e nello specifico stiamo iniziando a rendere green i porti. I green ports in Italia sono diventati realtà importanti anche in un panorama internazionale, ovviamente con tanti contributi da tante energie da fonti rinnovabili potremo diventare una nazione green veramente. Questa è una delle tante storie di ricerca che Super Science Me, Research is Your Elevation, nell'ambito della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, racconta ai cittadini della Basilicata e della Calabria per rafforzare il rapporto tra scienza e società.